Dici Legnano e pensi alla Serie C forzatamente abbandonata un anno e mezzo fa. Il ritorno al professionismo va costruito mattone dopo mattone ed uno di questi porta il nome della matricola Leggiuno, che nonostante sia la prima esperienza nella seconda categoria regionale, occupa attualmente la piazza d'onore. Amici calciofili di WeMatch, salutata la gattopardesca regia di Jerry Zingale, Fabrizio Togliatti vi presenta gli schieramenti delle due squadre. Padroni di casa con De Bianchi in porta, la difesa è costituita da Rossi, Galimberti, Re e Dinzerilli. A centrocampo Rossini, Corio, Petrolini e Del Vecchio, il duo d'attacco è De Nigris, Faraci. Polidoro, Ghionna, Bini, Bassi, Fontana, Fichiere e Dolgiati sono in panchina con il tecnico Massimo Rovellini. I rossoblù di Giampaolo Montesano rispondono con Ratto in porta, Agosti, Ferraro, Cadini e Cioun in difesa, Dozio davanti al pacchetto arretrato con Biazzi, Fabbro, Lazzarini e Frascoli, dietro l'unica punta Moro. A disposizione Merola, Romano, Monella, Testa, Masnaghetti, Soldà e Mesiano. Dirige Paolo Menditto della sezione di Bergamo. Per questo super match, prima contro seconda, ricordiamolo, con i Lilla immediatamente in avanti, non sono passati neanche 20 secondi dal fischio del direttore di gara. Attenzione a Del Vecchio che si propone sulla sinistra con il pallone, attenzione che viaggia verso il destro di Petrolini, largo. Calcio di punizione adesso che verrà battuto da Corio direttamente verso la traversa di Ratto e quindi legno per il Legnano quando siamo al quarto minuto. Applausi a 17 squadre che vide poi la Cob 91 in seconda piazza. Attenzione al calcio di rigore, l'indecisione della retroguardia delle Leggiuno ed il fallo con giallo da parte di Ratto su Faraci. Tutto pronto per il mancino di De Nigris che spiazza Ratto e realizza il vantaggio del Legnano quando siamo al nono minuto. Tra appunto De Nigris e Faraci. Pallone, attenzione, buono per il Leggiuno con il destro, un po' telefonato da parte di Frascoli. Arriva Dozio, Moro che sfiora, sfera che rimane lì e poi la botta del capitano Ferraro e la sfera che viaggia non lontano dai pali di De Bianchi. I cadetti nelle fila di Varese e Palermo, 200 presenze, 21 reti, tutti con i rosanero. Intanto siamo già dall'altra parte, la bomba di De Nigris, risponde Ratto. Lo stop fosse avvenuto in maniera propizia. Bene l'azione di Dozio e poi Lazzarini, palla che schizza verso Moro, ancora il numero 9, Lazzarini che alza la sfera. Moro spostatosi sulla sinistra, ancora il terzino numero 3, palla per Biazzi con Galimberti e poi attenzione alla conclusione di prima intenzione da parte di Dozio con la sfera fuori. Ha a che fare sicuramente con gente più esperta, Massimo Rovellini, rispetto alla rosa delle Leggiuno, quantomeno per queste categorie. Corio e poi Ferraro che perde palla, De Nigris centrale. Tre maglie Lilla intorno a lui e c'è anche il duplice fischio del direttore di gara. Legnano che va in vantaggio al riposo, il calcio di rigore di De Nigris al nono minuto del primo tempo. Fabbro e ancora Agosto che va in penetrazione, Corio, nuova chance per i rossoblù, Fabbro, Moro e poi la girata del numero 10 con la sfera sul fondo adesso. Un'inversione tra i due esterni operata da Montesano. Lazzarini, buon dribbling su due del Legnano, ancora il numero 9, va per l'area di rigore, non ce la fa Frascoli, il destro centrale per De Bianchi. L'avanzata del Leggiuno, Fichiera, primo dribbling che va a segno, Inzerilli che ha seguito, va ancora Inzerilli, area di rigore, può liberare il sinistro, Inzerilli alto! Sportellate tra Moro e Galimberti, vince il capitano del Legnano, Fichiera, area di rigore, il dribbling del numero 17, palla in mezzo, e il tacco di De Nigris, in caduta, 2-0 per il Legnano! Minuto 16 nella ripresa. Il lancio verso Del Vecchio, lo stop elegante del numero 11. Va Del Vecchio, area di rigore, può provare il sinistro e il gol di Del Vecchio. Pallone non trattenuto da Ratto e sfera che si insacca per il tris legnanese.
al minuto 33. Ed arriva il triplice fischio, il Legnano vince il big match contro il Leggiuno per 3-0, mantiene saldamente la posizione di testa nel campionato di promozione Girone A, giungendo alla quinta vittoria consecutiva in questo campionato. Il finale dal Mari è Legnano 3, Leggiuno 0. Noi abbiamo fatto dei regali oggi, la squadra certamente, il Legnano è superiore nettamente a noi. Però se noi non regalavamo il rigore dopo 10 minuti, la partita sarebbe andata avanti, perché abbiamo tenuto il campo abbastanza bene, i 3 gol mi sembrano abbastanza pesanti. Certo che loro hanno un potenziale enorme per la categoria e sbagliano poco. Noi siamo una squadra di giovani con dei inserimenti di anziani molto bravi, siamo partiti per lottare per non retrocedere, ci siamo trovati al secondo posto meritatamente, per tutti questi proclami, queste belle dichiarazioni sui giornali, sul Leggiuno, adesso siamo ritornati sul pianeta Terra, comunque va bene così, ci pensiamo domenica prossima, poi vedremo. Per noi l'obiettivo finale rimane e sarà sempre la salvezza, che cercheremo di raggiungere prima possibile. Sì, abbiamo cercato di improntare un po' la partita subito, nel cercare di mettere un pochettino un po' di pressione per cercare di risolvere subito la partita, perché sappiamo che, memori un pochettino dalle due domeniche passate dove abbiamo atteso un attimino in più, abbiamo preso gol e abbiamo dovuto ripartire da capo. Ecco, ci tenevo, l'avevamo già fatto settimana scorsa con l'Insubria, volevo che anche questa partita la squadra cercasse subito di mettere in difficoltà l'avversario. Un Legnano che si è poi tranquillizzato, no? Che ha in qualche modo messo in manca la partita. Sì, beh, io penso che sulla vittoria non ci sia niente da dire, insomma il nostro portiere non ha fatto una parata, noi abbiamo fatto bene i primi 20-25 minuti e ci siamo un pochettino adagiati. Questa non era una partita che poteva finire 1-0, dovevamo per forza di cose fare il secondo gol per metterla in cassaforte, altrimenti diventava molto pericolosa. E chiamarci Legnano, affrontiamo sempre squadre dove fanno la partita della vita, è sempre stato così anche l'anno scorso quando ho vinto il campionato, malgrado ero in prima categoria, ma era lo stesso. I giocatori che vengono a Legnano a giocare in questo stadio storico hanno uno stimolo in più, dunque noi dobbiamo essere pronti e preparati a questo e pensare che ogni partita per noi è una battaglia e così possiamo andare avanti. Nel momento in cui caliamo o pensiamo di essere forti, e lì c'è da preoccuparsi. Sì, è andata bene, siamo veramente contenti, abbiamo sicuramente meritato questa vittoria. Sì, stiamo iniziando a stare molto bene fisicamente e si vede, ma noi vogliamo essere sicuramente protagonisti e quindi ce la metteremo tutta per esserlo. Bisogna lavorare con umiltà e correre tutti insieme, perché purtroppo il livello è sempre, ormai si è livellato e quindi vince chi ha più voglia, chi corre di più. E le squadre che vengono qui danno il 150%? Beh, sicuramente questo stadio, questi tifosi sono un incentivo in più, e soprattutto per noi, quindi noi quando veniamo qui al Mari diamo sempre il massimo.